Figli di Bari, fratelli d'Italia, questo è il claim scelto per i kit maglia del Bari 2021-22 presentati sulla pista d'atletica dello Stadio San Nicola, un'ispirazione legata al recente passato, in particolare alla stagione 81-82 per la prima bianca, con motivi rossi. Simboleggia la fede, mentre la passione è nella seconda divisa da gioco, rossa. La novità è nel colore scelto per la terza maglia, verde, simbolo di speranza. Testimonial selezionati per congiungere passato, presente e futuro, Mirko Antenucci, Valerio Di Cesare e Andrea Del Rico. Resta un rebus, invece, definire tanti dei tasselli della rosa che indosseranno le nuove divise. Sul piede d'uscita, in un calciomercato che viaggia a rilento, c'è un'intera squadra. I difensori semenzato per Rotta, Sabbione e Corsinelli, centrocampisti Stasi, Bolzoni, Amlili e Lollo, Terrani sulla tre quarti. Senza dimenticare i giovani, uno tra i due portieri, Liso e Flitco, andrà a fare esperienza in D. Mane è seguito dal Napoli per la formazione primavera, ma la sua partenza non è una priorità, alla pari di quella di Nannini. Sul terzino sinistro c'era Lucchese, ma al momento resterà in rosa come vice di Antonio Mazzotta, il laterale 32enne ex Crotone, quasi 300 partite tra A e B, e un nuovo giocatore biancorosso. Ha firmato un contratto biennale e si è già allenato con il gruppo. Sfoltire non è un compito semplice per il DS Ciro Polito, che intanto attende di completare il mercato in entrata, dove si cercano almeno due centrali difensivi, altrettanti centrocampisti, un laterale e un attaccante. La settimana in corso intanto è quella del ritorno in gruppo di Daniele Celiento. Il difensore ha completato il recupero a Roma e potrebbe essere un'opzione utile come centrale o terzino destro. Discorso a parte per Andreoni, che prosegue la riabilitazione dopo l'intervento chirurgico al tendine d'Achille. Non sarà in campo prima dell'inverno, inizialmente sarà escluso dalla lista over, modificabile a gennaio. Nelle prossime ore sarà anche tempo di definire un quadro di possibili amichevoli prima dell'esordio ufficiale del 21 agosto in Coppa Italia. Entro il fine settimana sarà programmato un allenamento congiunto contro la formazione primavera. Novità: non ci sarà la campagna abbonamenti con vendita singola dei biglietti partita per partita, una scelta, quella della società, legata al quadro epidemiologico in costante evoluzione. I possessori di fan card, acquistabile al prezzo simbolico di 10 euro, potranno godere di sconti del 20%, riduzioni del 10% anche per over 65 e donne. Possibile il varo a stagione in corso di mini abbonamenti.